trovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 dedicata ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Consiglio regionale della Toscana che questa settimana si è riunito in seduta solenne in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Il Consiglio si è riunito in una sede speciale, insolita, il bellissimo teatro, La Pergola. Una seduta solenne per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito per l'occasione in una sede insolita e bellissima, il Teatro della Pergola a Firenze. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Antonio Mazzeo, come Presidente del Consiglio regionale, ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà, quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano, forse anche un po' perché lui, radicato a Firenze, dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia, e molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano. Conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo, diciamo, considerato in vita da toscano, da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi come Consiglio regionale della Toscana in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante. Il Consiglio ha approvato una legge speciale per promuovere iniziative dedicate al sommo poeta, alla sua vita e alla sua opera. Un programma ricco di appuntamenti che fino alla fine di novembre toccherà tutte le province della Toscana. È stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, ha presentato le 88 tavole con cui Federico Zuccari ha illustrato la Divina Commedia. Schmidt ha ricordato che gli Uffizi custodiscono l'intero gruppo di questi fogli danteschi realizzati alla fine del Cinquecento dal pittore famoso per aver affrescato la cupola di Santa Maria del Fiore. Le Gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti ma di misura
più contenuta, dei quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1° gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Ad Arezzo è stato presentato l'Avatar Divina, un progetto realizzato dal Dipartimento dell'Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa e che traduce le fattezze del volto in terzine della Divina Commedia. Ad Arezzo da oggi il progetto e l'installazione si sono spostate a Pisa per poi spostarsi in altre località della Toscana. E ci si pone davanti all'Avatar di Dante, premendo questo pulsante si attiva un sensore moderno di riconoscimento facciale. Il sommo poeta ti riconosce e ti assegna una terzina della Divina Commedia. È questa l'iniziativa messa a segno dall'Università di Pisa, che grazie ad un progetto di intelligenza artificiale e tecnologica associa i lineamenti del viso di una persona alcune parole della Divina Commedia in modo che tutti possano avere la loro terzina personalizzata. L'associazione alla persona è un'associazione di tipo casuale, quindi univoca, quindi nel momento in cui una persona si accosterà più volte alla stessa esperienza avrà sempre la stessa associazione della terzina, ma è di tipo casuale, cioè non ci sono particolari connotati che fanno generare delle terzine specifiche. Mi parve un mormorar di fiume e io cavialo fuori, quasi compunto. L'avatar appunto si chiama Divina ed è stato presentato in anteprima assoluta ad Arezzo per poi girovagare in vari comuni della Toscana, legati in qualche modo al sommo poeta. Lo facciamo proprio perché Dante nella Divina Commedia ha raccontato i nostri borghi più belli, le nostre città, ha raccontato la Toscana del Medioevo che noi vogliamo portare nel nostro secolo. E l'installazione che girerà tutta la Toscana è anche un mix di tutte le tecnologie di questi ultimi 100 anni nella comunicazione del nostro paese con la TV che nel dopoguerra ha unito l'Italia tanto quanto fece Dante con la commedia. Un grande macchinario, marchingegno di comunicazione, dove noi passiamo da una tecnologia ipermoderna, quindi un sensore del 2021 di scanner facciale, a una tecnologia praticamente che è agli albori della trasmissione radio, che è la telescrivente. Queste due tecnologie hanno una matrice comune, ma di fatto se le mettiamo in collegamento diretto non dialogano tra di loro. E quindi così dal 2021 riusciamo a comunicare col 1940. Onde di stolti sogliono augurarsi, troppo da me a questa dismisura, non male. Non male. Il sommo poeta è protagonista di una mostra che è stata allestita nel prestigioso Palazzo del Pegaso in via Cavour a Firenze. La mostra si intitola Dante Pop ed è realizzata dall'artista Sandra Rigali. È approdata a Firenze la seconda tappa di Dante Pop, il progetto itinerante di Sandra Rigali, teso a ripercorrere un ponte pop letterario tra Lombardia e Toscana nel nome del sommo poeta. Fino al 30 settembre il Consiglio regionale della Toscana ospiterà nel prestigioso Palazzo del Pegaso la mostra dell'artista barghigiana. Assolutamente pop, popolare, perché ha portato il linguaggio a tutti, usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune, e il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni, e per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti, e spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone per raccontare un Dante contemporaneo. Alla base della mostra la volontà di avvicinare il pubblico alla figura del poeta, inteso soprattutto come uomo del cambiamento. E io ho sottolineato anche alcuni punti che sì, tutti noi siamo
possiamo essere Dante, citandoci e citando quello che è il mondo che ci circonda, ma soprattutto aspirando con delle guide come Beatrice, come tante figure importanti che abbiamo nella cultura, ispirandoci al meglio. L'artista racconta, il poeta ha la sua visione del mondo attraverso un parallelismo tra le fonti letterarie e i fatti di oggi, attraverso ritagli di giornali, evidenziando il forte legame tra l'opera dantesca e la società attuale, per riappropriarsi fieramente della bellezza dell'arte e della nostra cultura. Una cinquantina le opere inedite create appositamente per Dante Pop tra il 2020 e il 2021 e 3 lavori dedicati a D'Annunzio e a Pascoli realizzati nel 2017 che raccontano le connessioni a secoli di distanza tra i tre geni di arte e letteratura. La mostra arriva dal Vittoriale degli Italiani e quindi sarà adesso a Firenze per poi traghettare l'ultima tappa a Barga, quindi grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Barga che ovviamente va oltre i suoi confini e tra l'altro insomma abbiamo questo rapporto Barga-Firenze molto stretto, perché Barga è stata fiorentina nel nostro territorio, il nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione diciamo per una mostra proprio qui a Firenze. Sicuramente è stato un anno importante che ha permesso anche ai comuni di organizzare molte iniziative, così è stato anche per Barga, quindi insieme a tante realtà culturali del nostro territorio, insieme alla Fondazione Giovanni Pascoli, insieme anche alle scuole, abbiamo e stiamo ancora organizzando molti eventi proprio legati a Dante. La Divina Commedia rivive attraverso i volti degli abitanti di Pontassieve, ma non soltanto, immortalati da Palmiro Stanzucci e raccolti nel volume Nel mezzo del cammin. In ognuno di noi sono sepolti lineamenti antichi, eredità del susseguirsi delle generazioni, un DNA remoto che può saltare fuori in tutta la sua potenza evocativa appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. È da questo concetto che è nata l'idea di rivivere la Divina Commedia attraverso i volti degli abitanti di Pontassieve e non solo. Nell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante nasce il volume Nel mezzo del cammin, che contiene gli scatti d'autore di Palmiro Stanzucci. Realizzato dal corteo storico di Pontassieve, il libro ripropone le terzine della Divina Commedia, coinvolgendo la popolazione di Pontassieve del territorio fiorentino, ma anche tanti toscani famosi, in una collezione di tavole viventi con persone e ambientazioni reali in una rilettura attualizzata e storica al tempo stesso. Ma è un libro davvero originale e particolare, che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, siamo in pieno medioevo. I protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro, e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Tra i protagonisti dei 67 scatti, Cristina Cidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno. Ho indossato con grande divertimento i bellissimi panni messi a disposizione dal corteo storico di Pontassieve per interpretare Cunizia dal Romano. Una donna forte, una sorella del famigerato, oltre che famoso Ezzelino dal Romano di Treviso, andata in sposa al signore di Verona per far la pace tra due famiglie, una sorta di Montecchi e Capoleti del loro tempo, che poi però si è trovata al centro di avventure turbolente, da un rapimento ad altri amori, ed è andata in paradiso più che sessantenne. Quindi un buon viatico, un buon auspicio anche per me che ho raggiunto una certa età. Tutti coloro che hanno posato sembrano usciti da qualche quadro del tempo, e in questa presa caravaggesca della fotografia, che ravvicina le figure e gli atteggiamenti,
esprimono tutto il loro straordinario potenziale estetico e psicologico. Immortalati anche il presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo, e Cristina Manetti, presidente del Museo Casa di Dante. Ha un modo diverso per attualizzare la Divina Commedia. Il fotografo Stanzucci ha fatto delle foto davvero molto, molto, molto belle, e questo è un modo per raccontare in forma diversa il Sommo Poeta, per avvicinarlo a tutti. Questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni alla morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli del libro, di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. Il libro, che ha anche uno scopo benefico poiché il ricavato andrà al Banco Alimentare di Pontassieve, è impreziosito dalla presentazione dello storico Luciano Artusi. Sono contento di aver partecipato sia nella presentazione e anche come Papa Celestino V, che mi ha messo negli ignavi, ovviamente. Auguro al libro tanta fortuna, anche perché l'idea è quella di donare gli utili al comune di Pontassieve, che li devolverà a le famiglie colpite più duramente dal Covid. Quindi un'iniziativa anche a buon fine. Ed è tutto da Toscana Parlamento. Prossimo appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale la prossima settimana.